Benvenuti a Gerusalemme Liberata, la rubrica di TGCom 24 dal cuore della Terra Santa. La puntata di oggi sarà dedicata interamente al muro del pianto, che in ebraico viene chiamato Kotel, in inglese Western Wall, ovvero muro occidentale. Nomi diversi per indicare uno stesso luogo, quello più sacro per gli ebrei di tutto il mondo. Noi oggi andremo alla scoperta dei tunnel nascosti del muro, parleremo con ebrei religiosi che gestiscono l'area sacra e anche con donne che lottano per avere gli stessi diritti degli uomini in quell'area di preghiera. Andiamo a vedere. Ogni anno centinaia di migliaia di turisti e fedeli in visita a Gerusalemme vengono fino a qui. La maggior parte di loro si ferma nella Western Wall Plaza, la piazza di fronte al muro del pianto. Nel nostro viaggio non ci fermeremo qui, ma esploreremo gli angoli meno conosciuti del muro, incontrando ebrei ortodossi e donne che, nonostante le difficoltà, non smettono di lottare. Ma per capire perché quello che di fatto è un semplice muro di contenimento abbia una storia così unica, bisogna andare sottoterra. La nostra guida in questa parte nascosta di Gerusalemme sarà Miriam. Vieni con me, andiamo. Go. We need to go back in time. Per capire dove ci troviamo, dobbiamo andare indietro nel tempo. The Muslim quarter was here. Prima che il quartiere musulmano fosse qui. Before the Dome of the Rock was here. Prima che venisse costruita la cupola della roccia. Before King Herod. E prima che il re Erode costruisse la grande piattaforma. Mount Moriah is the... Tutto è cominciato da qui, sul Monte Moriah, il luogo dove il re Salomone ha costruito il primo tempio 3000 anni fa. Lo ha costruito qui perché, secondo la tradizione ebraica, questa è una montagna sacra. Noi ebrei crediamo che Dio abbia creato il mondo dalla cima di questa montagna. Qui c'è quella che chiamiamo la pietra della fondazione, nel luogo dove Dio ha creato dalla polvere Adamo ed Eva. Questo è anche il posto dove Abramo, ascoltando le parole di Dio, ha tentato di sacrificare il figlio Isacco. Il cuore del primo tempio costruito dal re Salomone era il Santo dei Santi. Lì dentro c'era l'Arca dell'Alleanza, che conteneva al suo interno le tavole dei 10 comandamenti. L'Arca dell'Alleanza, secondo il testo biblico, doveva apparire così. Era custodita dentro al tempio che venne distrutto dai babilonesi guidati da Nabucodonosor. Allora gli ebrei vennero deportati in Babilonia e liberati dai persiani solo 50 anni dopo. Di ritorno a Gerusalemme iniziarono a costruire il secondo tempio, che raggiunse il massimo splendore quando questa parte di Medio Oriente era sotto il controllo dell'impero romano. Erode il Grande decise di rendere più bella l'area del tempio. 10.000 uomini vennero impiegati per estrarre pietra di calcare da una cava qui vicino. Con quella pietra vennero costruiti grandi archi in grado di sostenere questa piattaforma, che noi oggi chiamiamo Monte del Tempio. Questa struttura aveva quattro mura, un muro a nord, uno a sud, uno a est e uno a ovest. Qui al centro c'era il Tempio, il Santo dei Santi, la parte più sacra, proprio vicino al muro occidentale. Tutto il Monte del Tempio era grande, come 11 campi da calcio. Questo luogo non era importante per la sua bellezza, ma per il suo significato. Secondo la tradizione ebraica, qui si trovava la Shekinah, la presenza divina di Dio. Una presenza che si emanava dal Santo dei Santi, irradiando tutto il mondo. Nel 70 d.C. i romani hanno distrutto il Tempio perché gli ebrei si erano ribellati a Roma. Non sappiamo perché i romani non distrussero tutte le mura. Il muro occidentale restò in piedi e diventò un luogo di preghiera e meta di pellegrinaggi, perché secondo la tradizione la presenza di Dio è rimasta nei resti del Tempio. Questa parte qui è ciò che è rimasto del muro oggi. Roman, F-R-E-T. Qui c'è scritto Fret, è l'abbreviazione di Fratensis, la decima legione romana che ha distrutto il Tempio nel 70 d.C.
Nel VII secolo i musulmani sono arrivati a Gerusalemme e hanno costruito la cupola della roccia, dove un tempo si trovava il Santo dei Santi e il Tempio. Poi, verso il 1300, sono arrivati i Mamelucchi e hanno costruito questo magnifico quartiere alla stessa altezza del monte. Quello che era il quartiere ideale per i musulmani non lo era più per gli ebrei. Le nuove costruzioni coprivano il muro occidentale, diventato da tempo meta di pellegrinaggi. La distanza tra le case e il muro era di pochi metri. In quel periodo si è cominciato a chiamare quel luogo Muro del Pianto, il posto dove gli ebrei venivano a pregare e a piangere. Dal 48 al 67, quando la parte est di Gerusalemme era sotto il controllo della Giordania, agli ebrei non era permesso andare al muro a pregare. Solo nel 1967, dopo la guerra dei sei giorni, Israele ha conquistato la parte est di Gerusalemme, creando la piazza che si vede oggi. Un momento speciale non solo per gli ebrei di Gerusalemme, ma per gli ebrei di tutto il mondo. La storia e le guerre hanno modificato la geografia di questo luogo. Del muro occidentale, costruito da re Erode lungo 488 metri, è oggi visibile dall'esterno solo una parte lunga 57 metri. Per vedere la parte nascosta, bisogna addentrarsi nei tunnel che oggi si trovano sotto il quartiere musulmano e che sono stati costruiti in epoche lontane. L'arco sopra di noi ha 900 anni. Questo arco invece risale a 1300 anni fa. Le persone che arrivano qui al muro dovevano purificarsi prima della preghiera. Per farlo si immergevano in una mikvah, una vasca rituale. Questa mikvah ha 2200 anni. Dopo un lungo viaggio a dorso di un asino, un bagno ci voleva proprio. Questa è un'unica grande roccia, la pietra più grande di tutto il Muro del Pianto. È la terza pietra più grande al mondo usata per la costruzione di un edificio. La pietra finisce qui. È lunga 13 metri e mezzo, alta 3 metri e mezzo e spessa 4 metri. Il suo peso è di 570 tonnellate, come quello di 200 elefanti. Vicino alla gigantesca roccia si trova una piccola yeshiva, una scuola ebraica per soli uomini dove si studiano gli insegnamenti mistici della Kabbalah. Qui si trova un'antica entrata che portava attraverso un tunnel al Monte del Tempio e al Santo dei Santi, il luogo sacro a cui aveva accesso solo il sommo sacerdote una volta all'anno durante Yom Kippur, il giorno dell'espiazione. Il muro continua ancora sotto il quartiere musulmano. Alcuni fedeli vengono fin qua giù per pregare il più vicino possibile a dove si trovava il Santo dei Santi. Più si scende e più il passaggio per vedere i resti del muro di Erode si fa stretto. Ora stiamo camminando in un corridoio lungo 75 metri che rappresenta la parte più nascosta del Muro del Pianto. Quello che c'è qui alla mia sinistra è proprio il Muro del Pianto, la parte che è stata riportata alla luce alla fine degli anni 80, ovvero solo 30 anni fa. Questo è quello che pochi vedono del muro. La parte più conosciuta è invece quella che appare a pellegrini e turisti in visita alla città vecchia di Gerusalemme. 57 metri di muro che si affacciano su una piazza considerata una sinagoga a cielo aperto a cui si può accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa parte della città vecchia è una zona contesa. Per gli israeliani è parte della eterna e indivisibile capitale di Israele, per i palestinesi e la comunità internazionale è parte di Gerusalemme Est, territorio occupato da Israele dal 1967. Essendo al centro delle dispute e delle guerre tra israeliani e palestinesi, le visite di personalità politiche e religiose al muro non sono mai state a carattere ufficiale, cioè in compagnia di politici israeliani, ma sempre in forma privata. Questo fino al 21 aprile scorso, quando un primo ministro israeliano, Netanyahu, ha accompagnato qui il segretario di Stato americano Pompeo. In questo luogo politica e religione non smettono di mescolarsi, ma come ci spiega Daniel Yom Tov della Western Wall Heritage Foundation, questo luogo ha soprattutto un valore spirituale. Questa è la più grande area di preghiera del mondo, proprio di fronte ai resti del Secondo Tempio.
Qui gli ebrei, quando sono felici, piangono per la felicità ringraziando Dio. Quando sono tristi, piangono a causa dei problemi che li affliggono nella vita di tutti i giorni. Queste mura sono impregnate delle lacrime degli ebrei. Ci sono momenti particolari dell'anno in cui si commemora la distruzione del Tempio, durante tutto il nono giorno del mese ebraico di Av, oppure ogni giorno a mezzanotte. Viene fatta una preghiera in cui piangiamo ricordando il momento in cui la Shekinah, la presenza di Dio, ha lasciato il Tempio distrutto. Daniel è il responsabile dei Bar Mitzvah, il rito di passaggio della tradizione ebraica durante il quale un ragazzo a 13 anni diventa uomo. Di solito il numero 13 porta sfortuna. Ci sono hotel che non hanno il 13° piano ma il 12° e il 14°. Nell'ebraismo il 13 è un numero sacro. I ragazzi a 13 anni entrano nell'età adulta e ci sono doveri che devono rispettare. Il rito di passaggio si festeggia durante il Bar Mitzvah. Di solito si celebra in sinagoga, ma decine di migliaia di persone scelgono di farlo qui. Lunedì e giovedì sono giorni in cui si legge la Torah e per questo vengono scelti da molte famiglie per festeggiare il Bar Mitzvah. Quando un ragazzo diventa adulto, deve rispettare i 613 precetti, i mitzvot, che sono scritti nella Bibbia. Nel giorno del Bar Mitzvah, il precetto da rispettare è quello di indossare i tefillin. Vieni, ti faccio vedere cosa sono i tallit e i tefillin. Entrando in un'area considerata sacra, Daniel ci dice che per rispetto a Dio dobbiamo indossare la kippah, il copricapo religioso. Prendi. Molto bene. Qui, i ragazzi del movimento religioso Chabad, dall'alba al tramonto prestano i tefillin e i tallit. Ognuno può prenderli in prestito, indossarli, dire qualche preghiera e riconsegnarli. Ti faccio vedere come funziona. Questo è il tallit, lo scialle della preghiera. È formato da quattro lati, ha una forma quadrata e alla base di ogni angolo ha questi fili che si chiamano tzitzit. Sistemiamo il tallit in questo modo e poi lo indossiamo. E durante la preghiera del mattino preghiamo così, capito? Prima di indossare il tallit lo sistemiamo in questo modo. È come un abbraccio del creatore. Perché il nostro è un Dio che ci abbraccia. Questi invece sono i tefillin, guarda. Dammene due. Questo è quello che si mette sul braccio sinistro, vicino al cuore. Questo invece si mette vicino alla testa. Qui dentro è custodito un foglio con una preghiera della Torah, sia in questo tefillin, sia in quest'altro. L'uomo ha due sistemi che regolano il corpo, la parte razionale del pensiero e la parte delle emozioni, quella dei nostri sentimenti. Dobbiamo fare in modo che il sistema emotivo e razionale siano connessi con il creatore del mondo, il cuore e la mente legati a Dio. Ricapitolando, questo è per il braccio, questo per la testa. Se pochi conoscono il significato e l'uso del tallit e dei tefillin, quasi tutti sanno che al muro è possibile lasciare preghiere scritte su fogli di carta, una usanza che, come ci dice Daniel, non risale a tanto tempo fa. Scrivere messaggi da lasciare nel muro è una usanza relativamente recente. Si è diffusa da diversi decenni. Il muro è come fosse la cassetta della posta più grande del mondo. Le persone scrivono le loro richieste e le mettono lì. Sono lettere rivolte direttamente al creatore dell'universo. Le persone che non possono venire a Gerusalemme danno le loro lettere ad amici e chiedono: vai al muro del pianto? Ok, porta la mia lettera.
indossare la kippah al muro è un obbligo per gli adulti e gli uomini sposati di qualunque religione, i messaggi possono essere scritti da chiunque, anche dai più piccoli. Qui si possono lasciare i messaggi che poi vengono portati al muro del piano. Questa è la Western Wall Plaza, è il luogo dove tutti i fedeli vengono, ma anche i pellegrini vengono a portare i messaggi al muro. Noi ne abbiamo scritto uno. Due volte all'anno, durante Rosh Hashanah, il capodanno ebraico, e durante Pesach, la Pasqua ebraica, il rabbino responsabile del kotel, insieme al suo staff, toglie tutti i messaggi dalle crepe del muro. Con lunghi bastoni si estraggono dagli anfratti i biglietti lasciati dai fedeli e dai pellegrini di tutto il mondo. I messaggi, una volta raccolti, non vengono buttati, ma sono seppelliti sul Monte degli Ulivi. Ma nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, vicino a una delle entrate che portano alla cupola della roccia, c'è un altro posto dove le preghiere scritte su piccoli biglietti di carta vengono lasciate dai fedeli. Nascosto nel quartiere musulmano si trova un luogo poco conosciuto, si chiama Piccolo Muro ed è la continuazione del Muro del Pianto che si vede nella piazza. In questo luogo vengono i fedeli a pregare e lasciano, come potete vedere, le loro preghiere. La parte più visitata resta comunque questa, la sezione degli uomini del Kotel, che sulla sinistra prosegue nell'area dell'Arco di Wilson, dal nome dell'archeologo inglese che ha riportato alla luce questi spazi a metà del 1800. Daniel ci invita a visitare anche questa parte, mentre decine di religiosi pregano, dondolandosi avanti e indietro o da destra a sinistra. Secondo la tradizione, gli ebrei sono come fiamme che si accendono e non possono stare fermi appena si pronunciano le parole della Torah. Vedi, questa è la continuazione del muro che, come ormai saprai, in origine era lungo quasi mezzo chilometro. Questi sono gli armadi che contengono i testi sacri. Qui ci sono oltre 100 rotoli della Torah, alcuni per l'utilizzo quotidiano. Ti faccio vedere. Tutta questa è una stanza che ospita un unico grande armadio sacro, che contiene molti, molti, molti libri della Torah. Qui c'è un continuo utilizzo dei libri. Questo è un libro di salmi scritto a mano sulla pergamena. Chi vuole leggerlo deve ruotare qui. È una pergamena ricavata dalla pelle di agnello e non è stampato. Qui sotto si vedono le fondamenta del muro, gli strati inferiori del muro che sono stati sottoterra per 2000 anni e solo recentemente sono stati riportati alla luce dagli scavi. Questa è l'area destinata agli uomini, la più grande. Nell'area femminile, molto più piccola, noi non possiamo entrare. La sezione delle donne è più piccola perché in generale gli uomini vengono più spesso qui al muro. Per questo l'area di preghiera è un terzo per le donne e due terzi per gli uomini. Gli uomini sono obbligati a pregare 3 volte al giorno, le donne no. Le donne devono educare i bambini, farli crescere e non possono guardare l'orologio e dire «Oh, è l'ora di mettere tefillin! Oh, è l'ora della preghiera!» Loro devono occuparsi dei figli. I precetti che devono essere svolti entro un certo lasso di tempo non sono per le donne, nel senso che non sono tenute a rispettarli. Loro sono esenti. E per il fatto che i tefillin si mettono in un determinato momento del giorno, le donne non possono metterli. Quindi le donne non possono indossare i tefillin? Sì, per una donna mettere i tefillin è vietato. La posizione di Daniel è quella tipica dell'ebraismo ortodosso che segue in maniera rigida le norme scritte nei testi sacri. Un'interpretazione contro la quale da 30 anni si batte un'organizzazione formata da sole donne. Si chiama Women of the Wall, il gruppo di donne religiose che pregano ad alta voce nella sezione femminile del muro indossando il tallit, lo scialle della preghiera, e i tefillin e che chiedono di poter leggere le preghiere direttamente dai rotoli della Torah, una pratica vietata alle donne dall'ebraismo ortodosso. Una di
queste donne è Tammy, 35enne di Gerusalemme. Women of the Wall è un gruppo di donne provenienti da tutte le denominazioni dell'ebraismo. Ci sono ebree riformate o conservatrici come me. Ci sono anche ebree ortodosse. Abbiamo provenienze diverse, ma siamo tutte liberali. We're all liberal. Il gruppo è composto dalle 80 alle 400-500 donne. È un numero che cambia perché ci incontriamo una volta al mese durante Rosh Chodesh, la festa per l'inizio del nuovo mese ebraico. A volte ci sono donne che vengono dall'estero per pregare con noi. Il gruppo è nato 30 anni fa. In tutto questo tempo siamo riusciti a vincere alcune battaglie. Per esempio, oggi possiamo pregare ad alta voce e indossare i tallit al muro. Purtroppo però non ci è permesso leggere la Torah direttamente dai rotoli. Eppure al muro ci sono oltre 100 rotoli della Torah per uso pubblico, ma sono tutti nella sezione maschile e non possono essere usati nella sezione femminile. Mi ricorda che è dopo la guerra dei sei giorni nel 1967, quando il muro è tornato sotto il controllo di Israele, che la gestione di quest'area sacra è stata affidata agli esponenti della corrente ortodossa. Loro hanno deciso di dividere l'area di preghiera, creando una sezione per le donne più piccola e una per gli uomini più grande. Loro hanno deciso di non riconoscere alle donne il diritto di leggere direttamente dai rotoli della Torah. Il governo ha dato le chiavi del muro a un gruppo di ultraortodossi che pensa che gli uomini valgano più delle donne. Dicono che l'area di preghiera delle donne è più piccola perché le donne non pregano tanto quanto gli uomini. Questo non lo accettiamo. Noi vogliamo leggere la Torah. Abbiamo provato a portare i nostri rotoli dentro l'area di preghiera. Non sempre ci siamo riuscite, ma continuiamo a provarci. I tentativi di far entrare i rotoli della Torah al muro sono stati sempre bloccati dalla sicurezza. La perseveranza di questo gruppo di donne non viene solo criticata a parole, ma osteggiata apertamente dagli ultraortodossi che pregano al muro e che considerano le Women of the Wall riformiste non benvenute. Le persone che da anni gestiscono il muro hanno davvero paura di noi perché il nostro consenso sta aumentando. A inizio marzo abbiamo festeggiato i 30 anni di Women of the Wall. Quando siamo arrivati al Kotel e abbiamo iniziato a pregare a voce alta, improvvisamente siamo state circondate da ragazzine di 15-16 anni che urlavano, ci spingevano, ci sputavano addosso. E non solo a donne come me, ma anche a donne che potevano essere le loro nonne. Sono sicura. Qualcuno che la pensa diversamente da noi ha pagato per inviare pullman pieni di ragazzi delle scuole religiose per protestare contro il nostro gruppo. Era una situazione pericolosa, tanto che abbiamo deciso di lasciare l'area di preghiera. Due donne ferite e un giovane religioso arrestato è il bilancio di quella giornata di inizio marzo al muro. Ma Tammy non si lascia intimidire ed è tornata al lavoro con il sorriso di sempre. Ti faccio vedere i rotoli della Torah che teniamo qui. Sono in una stanza chiusa a chiave perché sono molto costosi e preziosi. Questi sono i rotoli della Torah. Okay. Vedi, questo è il testo della Bibbia. È scritta a mano. La Torah è scritta a mano da un esperto. È molto sacra e anche costosa. Vorrei avere la possibilità di portare una Torah come questa al muro. La battaglia di Tammy e delle donne del muro dura da 30 anni e non si fermerà nonostante le difficoltà. Il nostro obiettivo è dare diritti a chiunque voglia pregare al muro. Tutti devono avere il diritto di scegliere il modo con cui pregare. Da soli, indossando il tallit o in gruppo ad alta voce. Si può anche pensare a uno spazio di preghiera misto per uomini e donne, perché no? Noi chiediamo solo di avere il diritto di scegliere. La puntata
puntata finisce qui. Vi saluto dicendo salam e shalom, due parole che in arabo e in ebraico significano pace. Arrivederci e buon proseguimento con l'informazione di TGCOM24.